Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Siamo qui per questo webinar di WeDiScuola su questa sfida che ci interpella. Immagino che siate tutti dei docenti o anche dirigenti. Non abbiamo notizie certe. Buonasera a tutti, vedo la chat che sta passando e ecco. Come docenti siamo veramente interpellati da questa sfida della valutazione a distanza. Mi presento, anch'io sono una docente e buonasera Nicola, ho visto passare il tuo nome e il tuo saluto specifico. Sono una docente di matematica e fisica, insegno a un liceo secondaria di secondo grado, quindi e un pochino una privilegiata. Perché la didattica online ci interpella fortemente. Qualcuno di voi probabilmente ha sentito molti degli altri webinar di Wikiscuola, forse anche il mio precedente, sui 5 punti per gestire una didattica online, una didattica online efficace. Ciao Claudio, grazie anche a me, fa piacere di rivederti. Saluto tutti, adesso smetterò di salutare le persone specifiche, altrimenti non partiamo mai. E ecco, questa nostra sfida è molto importante, è un qualcosa che ci mette anche molto in difficoltà. Avete letto nella presentazione di questo webinar che la fine dell'anno è ancora abbastanza fluida. È stato ieri definito il decreto da parte della ministra Azzolina e adesso stiamo aspettando che esca. Sembra che siano confermate molte degli anticipi che erano stati fatti, però finché non escono decreti e non ci viene detto esattamente cosa fare e come comportarci, siamo veramente un pochino in difficoltà, e senza il pochino, siamo in difficoltà decisamente. Allora, di cosa parleremo stasera? Didattica a distanza come un'opportunità. Ne abbiamo già parlato con forse qualcuno di voi, e come valutare in modo adeguato all'attuale situazione, che è decisamente atipica. Che cosa possiamo valutare online con le regole che cambiano di giorno in giorno? Certamente uno scrutinio, come siamo abituati a fare, con il congruo numero di valutazioni, eccetera, orali e scritte, ogni collegio poi decide il congruo numero in quanto consiste, non è proprio, alla nostra portata in questo momento. E quindi esamineremo alcune possibili modalità e criteri per una valutazione, soprattutto che cosa possiamo valutare. Vi presenterò anche qualche strumento possibile per riuscire a trarre qualcosa da questi nostri ragazzi online. Scusate che è andato troppo avanti, ecco. Ce l'ho fatta. Questa slide riporta una frase detta da un nostro alunno nel mio liceo che era stato interpellato insieme a tutti i ragazzi del liceo dopo 3 settimane di didattica online, di didattica a distanze, sono stati interpellati e un ragazzo ha detto: non è una situazione normale, non ci si può comportare come se lo fosse. Peraltro erano abbastanza contenti di ciò che eravamo riusciti a mettere in piedi e piano piano tutti gli insegnanti stanno facendo esperienza. Ovviamente sempre maggiore e quindi questa didattica a distanza sta prendendo sempre più forma. E, oltre l'aula per davvero, eh sì, dopo tanti anni di scuola digitale, vedete lì l'immagine degli incontri di Futura Italia,
dopo il piano nazionale scuola digitale, eccetera, finalmente siamo un po' costretti, d'altronde lo sappiamo che se non siamo all'ultimo momento, con l'acqua alla gola, è più difficile prendere decisioni che cambiano molto le nostre abitudini. Quindi la scuola digitale, insieme alla didattica per competenze, che io riassumo sempre con questo piccolo quadratino in verde, abilità e conoscenze al servizio della competenza, con sviluppo di atteggiamenti positivi negli studenti in modo che raggiungano autonomia e responsabilità. Ecco, questo è un po' il mio motto. E sicuramente gli strumenti digitali ci aiutano molto in questo sviluppo delle competenze degli alunni, i quali vengono sicuramente responsabilizzati in prima persona da questa didattica che stiamo facendo ora. Noi non possiamo veramente valutarli, si autovaluteranno loro, si autovalutano loro. Se hanno bisogno di capire qualcosa di più, dobbiamo stimolare il loro senso di responsabilità. Poi, certo, ci sono situazioni grandissime, ci sono i piccolini, ci sono quelli più grandi che magari si nascondono, tanto sanno che saranno promossi. E quindi ecco, l'unica cosa è quella di puntare sul loro senso di responsabilità, piccoli o grandi che siano. Però non è che ciò nasce solo dicendoglielo, nasce da un contesto importante. Ora su queste slide andrò abbastanza veloce. Probabilmente molti di voi conoscono già la sigla SAMR. Sostituzione, augmentation, cioè aumentazione in un certo senso, per miglioramento della didattica. È quello che più o meno abbiamo sempre fatto, usando gli strumenti digitali per sostituire ciò che si faceva e farlo meglio, sempre meglio. Ora siamo passati, volenti o nolenti, nella fase di modificazione e ridefinizione della didattica. Chi conosce SAM lo sa bene di che cosa sto parlando, ma ecco, quando entriamo nella fase di modifica e ridefinizione, vuol dire che la tecnologia permette qualcosa che prima non era possibile. Non descrivere con un vuoto sesso quello che prima si scriveva male, che è a mano, che è una sostituzione. Non di fare un test online, un augmentation, qualcosa di più nella didattica, perché il test online dà un feedback veloce, quindi immediato. Qualcuno di noi già lo faceva, senza aspettare la correzione del test a casa. E si facevano fare i questionari online in maniera che ci fosse per i ragazzi, per gli studenti, il feedback immediato. No, adesso stiamo decisamente modificando il nostro modo di fare didattica e anche quello di valutare. Siete qua per questo. Sul canale di Wikiscuola, sul canale YouTube di Wikiscuola, questa slide riassume un po' un altro webinar che ho tenuto qualche tempo fa, i nuovi ambienti per l'apprendimento. Queste sono le cinque caratteristiche degli ambienti di apprendimento efficaci. Occorre una piattaforma di riferimento, ce la siamo procurata in qualche modo, occorre una comunicazione precisa in maniera che gli alunni non si disperdano. Ok? Occorre un calendario, delle informazioni molto chiare. Adesso non so ripetere tutto ciò che è già stato detto. Occorre un repository online, un repository dove trovare i documenti. Sicuramente dei posti dove trovare i documenti forniti dai docenti, ma anche trovare i documenti collaborativi, quelli che gli alunni possono compilare e diciamo, per rispondere a problematiche assegnate dall'insegnante. Poi l'ambiente di apprendimento deve comprendere assolutamente lo streaming, dobbiamo fare video lezioni. E soprattutto, questo è quello che riprenderemo oggi, il quinto punto è quello di creare attività coinvolgenti per gli alunni.
Se facciamo solo lezioni online, non che non servano, anche la registrazione di una spiegazione può essere sicuramente qualcosa di molto utile ai nostri alunni che potranno rivedere tante volte quante vogliono quella spiegazione. Vi ricordate la Flipped Classroom? Si forniscono dei video per lo studio e in classe in presenza, si fanno attività coinvolgenti. Ok? Quindi i video vanno benissimo per lo studio, ma occorre anche coinvolgere i ragazzi, non più in presenza, ma anche online. Ed è attraverso queste attività che noi possiamo, attraverso l'osservazione del loro comportamento e degli esiti delle prove che potrebbero produrre, che noi possiamo valutare, fra virgolette. Attenzione, non si parla di dare voti. Qualcuno conoscerà la ruota pedagogica, non è un errore, non è pedagogica, ma è pad, viene da iPad. E la ruota pedagogica, portata avanti dalla nostra carissima Cristina Bevilacqua, è il puzzle della motivazione. Comprende sei cerchi, sei spicchi, ognuno dedicato a uno dei gradini della scala di Bloom: conoscere, comprendere, applicare, analizzare, scusate, prima la sintesi, poi l'analisi e poi la creatività. Ed è formata questa ruota in tutti questi settori da vari segmenti di corona circolare, scusate, io insegno anche matematica, ok? I quali comprendono che cosa? L'indicazione sui verbi per mettere in pratica l'applicazione, per mettere in pratica passa la serena, sì, bene analizzare ogni punto per insegnare meglio, infatti. È per questo che ve la cito la ruota pedagogica. Si trova online, se cercate ruota pedagogica Bevilacqua, trovate il suo sito, fatto molto bene, è proprio la divulgatrice italiana di questo aspetto. Ecco, può essere di grande aiuto proprio per trovare gli strumenti adatti. Vedete, ci sono i verbi, le attività che si possono proporre, e poi l'ultimo segmento più esterno comprende molte icone. Ecco, quelle sono le icone delle app, sono sempre aggiornate le più moderne. Ok? Quindi per progettare le attività della nostra didattica è importante essere molto creativi, e se già stiamo imparando tante cose tutte insieme in queste settimane, troppe ne dovremo ancora affrontare. Basta seguire Facebook, i gruppi Facebook, come si dice, i gruppi Facebook di insegnanti, insegnanti 2.0, docenti virtuali sono fra i più famosi, però ecco, dobbiamo sempre tenerci aggiornate, se ne impara sempre una ogni giorno, perché diciamo, tutti coloro che lavorano alle app per la didattica, sia a pagamento che gratuite, soprattutto quelle gratuite, stanno elaborando sempre nuove proposte. Quindi l'apprendimento è creato, la scuola non si ferma. A me piace molto questo hashtag, piace anche ai miei alunni, quando apriamo la lavagna per scrivere digitalmente, gli piace piace loro che io cominci sempre il nome della classe con questo hashtag, perché ci sentiamo uniti. Okay. Ci sentiamo uniti perché la scuola in questo non è la ruota didattica, Maria Grazia, è ruota pedagogica. Associa il nome Bevilacqua e troverai il sito. Ok, io qui non vi do delle informazioni. Questo webinar è registrato, basta che voi andiate a consultare poi i canali YouTube di Wikiscuola e trovate appunto la registrazione, quindi tutti i nomi che sono citati nelle slide. Ok? Allora, le attività scolastiche, scusate, la scuola, quindi è che guardavo troppo le domande. La scuola rappresenta per molti ragazzi e anche famiglie un punto di riferimento.
una certezza, un qualcosa del mondo che era e che in questo momento non è più uguale, qualcosa che prosegue, qualcosa che ha diverse modalità, ma è pur sempre appunto un riferimento fisso. Le attività scolastiche per molti alunni riempiono e danno senso a un senso non di normalità completa, ma di normalità alla loro giornata. Ritrovano qualcosa che conoscevano. Però le attività devono essere capaci di stimolare la curiosità, la voglia di scoprire degli allievi, di dare modo di sentirsi competenti. Se si scoraggiavano in classe, si scoraggeranno ancora di più online. È per questo che ho messo in alto a sinistra questa frase cura educativa. E non siamo qua per dare voti, siamo qua per accogliere, ripeto le parole del mio dirigente. Scusate, ho un momento di commozione perché siamo importanti. Okay. Quindi dobbiamo essere capaci di stimolare i ragazzi e farli sentire bravi, anche quelli che avevano qualche difficoltà nella nostra disciplina. Non è quella la cosa importante in questo momento. La cosa importante è farli rimanere a scuola, rimanere in carreggiata. E devono far sì anche che tutti riescano a partecipare in qualche modo. Ci sono molte difficoltà tecniche, pratiche. Il digital divide è il primo, non tutti hanno la connessione internet. Io abito in una grande città, a Milano, abbiamo praticamente tutti l'alta velocità, però ho qualche alunno, la banda larga, ho qualche alunno che è andato in montagna e ha problemi. Devono, scusate, ho guardato ancora le vostre domande per ora, nonostante appunto le difficoltà anche di ambienti familiari complessi, molto sovraffollati, se papà e mamma devono lavorare e ci sono già ben due computer a casa, o se si hanno tanti fratelli, partecipare alle lezioni è difficile, lo sanno bene quelli di voi che appunto sono adesso in questo momento. E poi ci sono le preoccupazioni per il lavoro di papà, di mamma, per magari i lutti che ci interpellano. Okay? Io leggo che è stata interrotta la diretta, vorrei una conferma, mi pare di no. Probabilmente appunto le linee sono molto sovraccariche. Ok, no. Sono benissimo. Ok, purtroppo è il problema che abbiamo noi adesso a metà mattina. Ok? Siamo adesso a metà mattina con i nostri studenti, sicuramente quello che è in montagna c'ha problemi, esce, non riesce a fare la verifica che volevo fargli fare, il questionario moduli Google bellissimo che avevo preparato. Quindi ecco, la scuola è un punto di riferimento. Vedo che vi sentite così e sono molto contenta perché veramente anche noi siamo un po' importanti, non siamo eroi, però importanti lo siamo. Quindi torniamo coi piedi per terra. Quindi, i riferimenti legislativi. Ora io non ho fatto tutta una cosa, siamo appunto siamo tanti e mi dicono via chat, sono contenta. E, ecco, non voglio opprimervi con i riferimenti legislativi, quindi pochi punti. Il primo era quello dell'8 marzo, vi ricordate quando forse la scuola doveva ricominciare il 4 aprile? Ecco, e ci dicevano che la scuola doveva utilizzare una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate, eravamo in partenza, quindi ogni scuola si stava organizzando. E ognuno, ogni scuola, anche ogni singolo, magari ha messo in atto appunto delle scelte che hanno caratterizzato poi tutte le lezioni che sono andate avanti ben più che oltre il 4 aprile. Però a questo decreto, a questa nota ministeriale, bisognava associare immediatamente il decreto legislativo 62 del 2017,
Al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti. La palla è a noi, un po' come era scritto nell'introduzione al webinar, d'accordo? La nota ministeriale del 17 marzo, adesso siamo in attesa della pubblicazione del decreto di ieri che è stato approvato, quindi considerate che quel che possiamo dire adesso potrebbe essere un po' cambiato, ma non più di tanto. Ecco. E la nota ministeriale sottolinea il legame tra insegnamento, apprendimento e valutazione. Beh, meno male, lo sapevamo già. Il problema è che appunto ci ridanno in mano la palla su come realizzare questa benedetta valutazione degli apprendimenti. Quindi, valutazione sommativa e formativa. Quando ho iniziato a insegnare, mi è stato fatto tutto un corso anche con degli esperti, era l'inizio della valutazione formativa, non che prima non ci fosse ovviamente, ma istituzionalizzata, cioè era necessario che ogni insegnante dimostrasse di fare la valutazione prima della sommativa, di fare più valutazioni formative per capire se l'alunno, se la classe era abbastanza preparato prima di dare votacci nelle valutazioni sommative. Okay? Quindi la valutazione formativa va letta come un dovere reciproco tra insegnante ed allievo. Okay? E qui c'è proprio tratto, quindi non lo leggo, lo potete leggere anche da soli, dalla nota ministeriale 388, proprio un passo importante. Il dovere della valutazione. Perché? Perché l'alunno online ha diritto a capire se sta facendo bene o no. Ha diritto, i genitori ce lo chiedono. Proprio oggi è arrivata la mail di un genitore liceo, quindi non è che sono grandini, che chiedeva un feedback da parte del docente. Okay? Ovviamente tutto questo diritto dovere di valutazione deve essere fatto con la necessaria flessibilità dovuta al momento. Non stiamo facendo compiti in classe validi, purtroppo, e quindi siamo nei guai. Okay? Quindi ci chiediamo con quali strumenti possiamo eseguire questo nostro compito, mettere in pratica la valutazione. Allora, la cosa che più è stata, gli indirizzi che più spesso sono stati dati dai dirigenti, sono quelli di dare compiti brevi, di ridurre il peso, il carico di studio sugli alunni, poche cose fatte bene, accertandosi che tutti stiano seguendo. Ripeto, sempre prima l'accoglienza e poi l'argomento che stiamo svolgendo. Il programma non si deve neanche nominare. Tanti docenti, ma sto indietro. No, il programma non c'è più da tempo. È meglio tenere gli alunni in classe, che capisca, in classe virtuale, che capiscano bene quel che stiamo facendo e si sentano parte della comunità. Quindi impegni cognitivi definiti, magari circoscritti, ma significativi. Perché? Perché dobbiamo stimolarli, dobbiamo far sì che si sentano coinvolti, che siano capaci anche di lavoro autonomo a casa. Quindi dare compiti ben contingentati, ben descritti nelle loro consegne, nelle loro scadenze, tutto quanto. Dobbiamo incoraggiarli, affiancarli nei 5 punti, c'è la dell'ambiente online che avevo precedentemente nominato, c'è la parte della comunicazione, mail, WhatsApp, quello che vogliamo, ma se un bambino o un alunno anche più grande è in difficoltà, ci deve essere la possibilità di un contatto, soprattutto con lui, ma anche con le famiglie. E poi, ecco, qui ci peliamo la lingua tutti quanti. Scusate l'espressione, responsabilizzazione sull'impegno. Eh sì, ragazzi, mi raccomando, io ripeto sempre, ragazzi, voi vi valutate, non vi valuto più io, finalmente siete liberi, sarete però più severi probabilmente con voi stessi. Perché? Perché loro sanno se fanno o no quel compito,
hanno sbirciato su internet per portare a termine. Se hanno copia e incollato da Wikipedia, qualche mio collega dice: ma come, neanche si vergognano. Qualche indicazione per la primaria. Ecco, la primaria è proprio la parte più delicata. Darò delle indicazioni di app che possono essere molto utili e coinvolgenti. Ripeto, sono solo indicazioni, abbiamo un'oretta qua per lavorare, ok? E quindi vi darò solo indicazioni proprio di come responsabilizzarli sull'impegno, di come interessarli. E quindi andiamo avanti ecco, questo è il punto 5, creare attività coinvolgenti. Questo chi ha già visto l'altro webinar già l'ho nominato, però è forse fra gli strumenti più adatti anche per i bambini più piccoli. È pieno di video interessanti online su tanti aspetti, anche per i bimbi più piccoli, non dobbiamo andare solo su National Geographic o su siti di università o quant'altro. Ci sono tante maestre che hanno editato dei propri video con vari strumenti sul congiuntivo, sull'addizione, su piccoli argomenti. Ecco, mediante questa app EdPad si può selezionare un video che sembra a noi fatto bene e adeguato al nostro scopo e inserire, cioè rieditare il video per le proprie lezioni, inserendo dei questionari eventualmente. Ecco, qui c'è la Cristiana Socini che dice che EdPad è anche divertente. Ecco, insegno è divertente, gli insegnanti di scienze, ma ripeto, ci sono video adeguati a tutte. Questo è uno dei modi per far divertire i bambini. E dentro il video potete inserire i vostri commenti anche, ok? Quindi fermare il video e poi inserire i vostri commenti e dei piccoli questionari. Si chiama EdPuzzle. Ed puzzle. Questo ho messo questa immagine, anche se vi sembrerà, vi apparirà un po' sbiadita, perché vi do anche un'altra dritta. Per trovare app divertenti, app interessanti, dopo che avete studiato la ruota pedagogica, magari avete curiosità di conoscere meglio un'app, potete andare su questo canale YouTube, App per Prof. Era gestito da Luca Raina, che probabilmente avete già sentito nominare, e contiene più di 170 presentazioni di 5 minuti di tante app. Quelle più significative, quindi avete anche la possibilità appunto di guardarvi 5 minuti di presentazione, capire se fa al caso vostro questo è il puzzle e eventualmente seguire le indicazioni tutoriali apprendere è il corso di Maria Cristina Bevilacqua, che è sempre di Wikiscuola e che parla appunto di questi aspetti. Ok? Quindi, sì, in effetti lo trovo io, l'ho nominata dimenticandomi che aveva fatto un corso su Wikiscuola e ha fatto ed è appunto proprio dedicato alle app più utili nei vari casi. Quindi, un altro modo, scusate che mi ha girato 2 volte, un altro modo sempre per tutte le classi, ovviamente, si va dalla primaria alla secondaria e al secondo grado, la WebQuest, Caccia al tesoro online, animiamo le nostre ricerche, facciamo in modo da dare ai nostri alunni, siano piccoli che grandi, una traccia, un modo giocoso, gamification. Io faccio il corso di gamification e anche quello di flipped classroom per Wikiscuola, ok? Quindi un modo più vivace di coinvolgerli. È questo che ci serve, lo storytelling. Lo storytelling va bene per tutte le discipline e a tutte le età, ovviamente, sarà sicuramente
visto che siamo noi i docimologi della situazione, sarà tarato per la nostra classe e l'età dei nostri alunni. Poi, questa è un'altra app che a me piace tanto e permette di creare percorsi online, si chiama ThingLink. Anche questa è molto carina per essere visitata a casa anche dai bimbi piccoli, perché è protetto, si va con il link, quindi non c'è bisogno di avere delle password, scusate, delle email o quant'altro. Che cos'è ThingLink? App per creare realtà aumentata. Guardate la foto sotto. La foto sotto contiene dei cerchietti. Praticamente possono essere le tappe di una web quest, possono essere le tappe di un percorso di apprendimento, messe in una forma migliore che non nello streaming di Classroom, con tutto l'affetto che ho. Sì, Maria Teresa Bonato. Con il puzzle bisogna magheggiare, scusate l'espressione, magheggiare un po' per dare un compito, perché non è banale, però non è adesso, casomai vediamo se avanza un po' di tempo alla fine. Prima finiamo questo, casomai riponimi la domanda. Allora, quindi ThingLink permette di selezionare una foto e metterci sopra, cliccarci, creare sopra dei punti caldi. Ok? Domanda: alla primaria i voti vanno dati? Secondo me no, e neanche alla secondaria, sinceramente. Ci mettiamo nei guai. Dal punto di vista legislativo, quando diamo un'insufficienza, dobbiamo permettere al ragazzo, all'alunno, di recuperare. Non siamo in grado di farlo, ok? Adesso poi uno al proprio dirigente e quindi non mi prendo certo la responsabilità di dire cosa fare e cosa no, però i voti adesso, i voti numerici non vanno dati. È meglio non darli, perché? Perché probabilmente non potremo fare gli scrutini. E quindi, però adesso dobbiamo aspettare il decreto. Questo che deve uscire e probabilmente altri decreti a maggio che ci diranno come operare alla fine dell'anno. Ma voti in questo momento è meglio non darle. Moltissime, sì, io alla fine mi posso fermare qualche minuto, ok? Quindi sì, immagino il tema è talmente caldo che poi diciamo ci sono molti, molti spunti. Allora, quindi ecco, anche mediante questo ThingLink si possono creare, poi possiamo parlare delle linee del tempo. Le linee del tempo le possono creare anche gli alunni, ovviamente. Queste sono due app famose, DPT, non so come si pronunci bene, è completamente gratuito. TikiTok è un po' gratuito, un po' a pagamento, ok? Effettivamente forse più bella, ma DPT è completamente gratuita. Creare le linee del tempo. È molto importante questo per la primaria in cui c'è l'orientamento spaziale e temporale anche dei bambini, potrebbe essere una cosa che si può fare, un'attività che si può fare anche a distanza. Allora, ecco, qui veniamo ai voti. Ecco, è la domanda mi aveva anticipato. Misurare, valutare, certificare. Questa è una slide presa di Maurizio Tiripicco. Non è farina del mio sacco, ma è online, quindi l'ho ripresa. Allora, il voto praticamente si può tradurre come conta degli errori. Facciamo un compito in classe, hai fatto tanti errori. Io preferisco sempre dire, hai fatto bene tante cose, quindi hai guadagnato 1 punto, 2 punti, 3 punti, 4 punti, fino ad arrivare alla sufficienza, al 7, all'8, al 9, al 10. Invece tanti partono dal 10 e levano. Alle superiori succede così, che gli alunni si sentono un po' stressati, ok? Insegnando matematica li stresso abbastanza perché hanno sempre paura dell'errore. La valutazione invece consiste in un giudizio complessivo, ok? E non si parla di un compito in classe, di un'interrogazione, si parla della valutazione di un processo, vuoi dell'anno scolastico. E quindi ecco, dare voti è molto limitativo ed è funzionale in genere ad avere un corretto
congruo numero di valutazioni su prove che concorrono a formulare il giudizio dell'apprendimento globale durante tutto l'anno scolastico. La certificazione, quella che bisogna emettere, la certificazione di competenze, per esempio, invece è un attestato. Quindi la valutazione, il giudizio di valutazione percorre tutto l'anno scolastico, tutto ciò che è stato fatto dagli alunni, come hanno partecipato, eccetera. E la certificazione invece è un attestato che ha un valore anche legislativo. Okay? Quindi misurare, valutare, certificare sono in realtà tre attività differenti. Ci dobbiamo staccare un po' dall'abitudine di quantificare tutto mediante numeri. È chiaro che serve un livello, diciamo, quindi da 1 a 10, o i livelli della scala di Bloom erano 5, ok? Però sicuramente non è bene metterci in condizioni di dover fare medie matematiche. Preferiamo valutazioni tipo sufficiente, buono. I collegi docenti dovrebbero essersi diciamo, espressi a fine marzo più o meno proprio in questa linea. Il mio collegio docente ha deciso di dare schede in cui ci sono solo delle valutazioni della partecipazione, della collaborazione con i compagni, però è il mio collegio docente, non è assolutamente nulla che sia migliore di altre scelte. Quindi la partecipazione, la collaborazione con i compagni, ai lavori collaborativi, la puntualità nelle consegne e poi gli apprendimenti disciplinari, cioè come sono fatti quei compitini che noi chiediamo loro di caricare mediante foto, PDF o documenti condivisi dentro ai nostri repository e che poi correggiamo. Criticità. Ecco, tutto quello a cui siamo abituati entra molto in crisi. Primo, i dubbi di autenticità. Non tutti i ragazzi sono veramente e pienamente responsabili. Se non si sa fare il compito, magari si chiede un aiuto, che non sarebbe lecito in classe, durante un compito in classe o un'interrogazione. Quindi autenticità, ecco, è un discorso complesso. E poi siamo di fronte all'impossibilità di assicurare condizioni eque per la realizzazione di un compito, di una prestazione. Abbiamo visto il digital divide, le situazioni che non sono le stesse. C'è chi ha qualche ragazzo, bambino, ha la sua cameretta e quindi ha il suo PC. La mamma provvede che lui lo sappia usare, è in silenzio e nessuno lo disturba. Altri no, sono nel salone di casa, c'è un suo PC, il papà ne ha bisogno, il fratello anche deve seguire una lezione. Ecco. Quindi condizioni eque non ce ne sono. Non è detto che il fallimento della realizzazione di una prestazione sia dovuto al fatto che l'alunno non sa. Potrebbe essere che non è riuscito a concentrarsi, a terminare, a consegnare. E infatti ci sono anche al terzo posto i problemi tecnici, ok? Veri o presunti. Di solito qualche alunno, quando non sa più che dire, gli cade la linea. Può succedere, però magari gli è caduta davvero. Ci siamo e noi non lo possiamo sapere. Quindi non potendo sapere tutto questo, anche il Ministero ci sta dando indicazioni molto prudenti. Okay? Non possiamo dar voti, non posso mettere un 4 in matematica se il poveretto magari non ha potuto leggere bene la consegna perché non gli funzionava il telefonino o non ha potuto consegnare entro i termini perché ecco, siamo molto elastici, ricordate quella slide iniziale con tanta elasticità. Quindi verifiche a tempo, test, verifiche orali e scritte. E aspetti che devo leggere Maria Grazia la sua domanda perché allora come comportarsi se gli alunni sono in video lezione con microfono e camera sconnessi?
Questo, allora, intanto è bene che abbiano sia il microfono che la telecamera sconnessi normalmente mentre noi facciamo lezione, perché a volte dai microfoni esce di tutto e di più. C'era una volta stavo facendo lezione, è uscito un urlo, no, 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 e pensavo fosse una mia alunna, invece era la sorellina piccola che era, diciamo, nella camera e diceva questo no, 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 ma vi giuro mi si è agghiacciato il cuore, pensavo che stesse succedendo qualcosa di grave. Anche la telecamera, beh, non è bene che siamo tutti connessi. Perché? Perché quando è accesa la telecamera, ovviamente c'è la banda è più occupata, quindi anche qui. Durante questa trasmissione, qualcuno andava e veniva con la banda, quindi non riusciva a connettersi bene. Se foste tutti con la videocamera accesa, probabilmente sarebbero problemi, ecco, per tutti. Quindi, quando è che possiamo chiedere la telecamera connessa? Per esempio, io l'ho fatto oggi, ho dato un questionario di matematica online. Quindi ho aperto l'accesso al questionario nel momento in cui, ecco sì, se tengono la telecamera accesa posso vedere se seguono. Io stavo parlando adesso proprio di un caso di valutazione, però la metà di loro l'ho fatto in due classi, una ieri e una oggi. Ieri quattro non potevano connettersi, perché? Perché se si connettono al telefonino o va la telecamera oppure anche dal tablet, o va la telecamera o guardano il questionario che è online anche lui. Okay? Quindi ieri erano solo in 4-5 a avere schermo nero, oggi erano in 12 su 29. Okay? Quindi i nomi li conosco, per carità, ecco, li conosciamo, sono i nostri alunni, ma almeno dall'inizio dell'anno. Quindi ecco, certi nomi erano neri, e vabbè, poi il compito sarà stato fatto bene, per questo che vi dico, ci sono molti dubbi di autenticità, ok? Ci possono essere, poi magari a pensare male si fa peccato, non sempre, qualche volta però si può, ecco, magari non. In questo caso, scusate che leggo la domanda. No, erano tutti connessi. Erano tutti connessi. Ho fatto l'appello e chiuso la camera Vabbè, adesso non vorrei entrare troppo in dettaglio perché siamo già a 48 e quindi erano tutti connessi. Ma sono fortunata, io lavoro in un liceo, sono ragazzi responsabili con le famiglie che li seguono molto. Quindi non è per tutti noi docenti così. Quindi nella didattica a distanza la valutazione diventa un giudizio, non un giudizio di numerico, ma una valutazione di come va il processo di apprendimento. Rimanderei ulteriori domande a dopo. Ok? Ecco, questo è preso dalla nota ministeriale del 17 marzo. Attività di valutazione costanti, secondo principi di tempestività e trasparenza. Ovviamente usando il buon senso didattico, anche un Edpuzzle, un KU possono essere elementi per la nostra valutazione, purché questa valutazione non sia la fine di un mese intero di lezioni online. Ok? E le forme, le metodologie rientrano nella competenza di ciascun insegnante, e sempre qui siamo, ci dobbiamo assolutamente, lo stiamo facendo, ci dobbiamo organizzare. Con sempre maggior competenza nella gestione dell'online. Allora, ecco, io per strutturare verifiche rivolte a ragazzini, ecco, quello che piace tanto ai bambini e anche ai grandi è questo KU. È un quiz online, e io lo facevo fare anche in presenza, era il premio che mi chiedevano, prof, ci fa fare un KU per Natale? Quindi da un lato KU permette di trasmettere su una lavagna, vedete c'è uno schermo, quello dovrebbe essere lo schermo della LIM, e i ragazzi, gli alunni si connettono con il proprio cellulare, il tablet.
Quindi sulla LIM ci sono le domande con quattro quadratini colorati con le risposte e sul telefonino i ragazzi hanno, gli alunni hanno solo i quattro colori. Okay? C'è una musichetta, c'è una graduatoria, di solito piace tantissimo, piace anche ai miei grandi, non solo ai piccoli. E poi vi cito questo Quizlet. L'ho già citato anche nell'altro webinar, quindi mi ripeterò forse per qualcuno. No, non sono in inglese, o perlomeno la parte in inglese è molto piccola, possiamo scrivere in italiano e selezionare la lingua italiana all'interno del sicuramente del KU. The Quizlet non lo so. Mi trovate impreparata, io lo uso in inglese. I Quizlet, come anche ce ne sono altri di questi software, hanno dentro, per esempio, questo Quizlet serve a creare delle flashcard, quindi serve a imparare anche cose mnemoniche, ok? E adesso lo diciamo per il KU in presenza. Quindi flashcard che permettono di imparare anche, non so, vocaboli, interazione, le tabelline, qualcosa di molto veloce. E arrivo, Genially non lo utilizzo, quindi non so rispondere. Arrivo sul KU. Allora, fatemi finire di parlare di Quizlet. Questo qui, oltre ad avere appunto le flashcard, gli accostamenti, tutte le cose per imparare, c'è anche questo che si chiama Gravity. Gravity è un modo per stimolare, mediante la gamification, la voglia di imparare da parte degli alunni. Sto imparando le tabelline, le famose tabelline. Non mi entrano bene. Bene, giocherò a Gravity, che è un gioco dentro questa modalità Quizlet, che è formato da... cioè abbiamo un pianeta e tanti asteroidi che contengono le domande 3x8. Se non azzecco subito il risultato, l'asteroide non si disfa, ma rimane tutto intero e cade sul mio pianeta. A un certo punto il pianeta si distrugge. Quindi che cosa facciamo dando un lavoro di questo tipo? È solo un esempio, ce ne sono tantissimi. Anche Socrative ha qualcosa di simile, ok? C'è la Space Racer. E quindi l'alunno che ha questo link al Quizlet a casa lo rifà finché il suo pianeta non rimane intero, finché non ha battuto i tempi dei propri compagni. Il KU si può fare online, però deve essere fatto in maniera che loro possano avere due schermi. Su uno schermo vedono le domande e sul telefonino rispondono. I miei sono grandi e quindi io ho risolto così. E nel Quizlet sì, però c'è molto in inglese. Anche in italiano ce ne sono tante, dipende dalla materia che si insegna e dalle nostre esigenze. Si possono prendere dei Quizlet, rifarli se non ci piacciono in toto come sono, ok? Si può fare che cosa si può fare, Daniele Burchi? Si può fare a distanza con un solo PC. Il KU però devono vedere le domande. Quindi io questo lo do come valutazione assolutamente formativa. Per non scoraggiarli, dico loro: ragazzi, se avete solo il telefonino e dovete guardare le domande lì, perché qualcuno ha solo il telefonino, allora prendete un foglio, non parteciperete alla sì, Mentimeter, ma ce ne sono, Mentimeter anche molto molto carino ed efficace. Io sono affezionata al KU di vecchia data, ma ce ne sono, ripeto, sono puramente indicativi, solo per dirvi che esistono questi strumenti. Anche Mentimeter è molto bellino, viene spesso usato anche per fare lezione interattiva Mentimeter. Cioè voi date il link ai vostri ragazzi e agli alunni e fate lezione mediante Mentimeter in maniera da poter fare delle pull, delle poll, avere le loro risposte in tempo reale, ok? Vabbè, non andiamo oltre. Sì, sul cellulare si può fare lo split, ma è un po' piccolo. Sul PC si possono avere due schermi e quindi il KU si può fare. Però non entriamo in questi dettagli perché abbiamo ancora parecchie cose da dire.
Questa è un'altra parte, ripeto, questo webinar serve a darvi tanti spunti e vedo che li state prendendo tutti e vi state incuriosendo. Probabilmente prossimamente su Wikiscuola metterò proprio, sto elaborando un corso, però non lo so se verrà accettato dai dirigenti di Wikiscuola, un corso proprio per la didattica a distanza, ok? Quindi vediamo se si riesce a creare qualcosa di agile, molto veloce e che si aggiorni continuamente, ok? Allora, valutazione dei comportamenti. Abbiamo adesso un po' parlato come fare queste valutazioni formative con qualche, diciamo, nostra qualche spunto. Forse qualcuno non ci aveva pensato, qualcuno, ecco. Ma ripeto, non è esaustivo, ci sono mille strumenti. Valutazione dei comportamenti. Ecco, questa è una delle cose che effettivamente possiamo fare. Un alunno segue, non segue, ha difficoltà di linea, ma tuttavia ci interpella, ci dice: mi sono perso questa parte, dove la trovo, eccetera. Ecco, il comportamento è forse più indicativo di una valutazione disciplinare. Ok? Questo sono alcuni spunti di valutazione partecipativa, sociale e interattiva. Interazione a distanza con l'insegnante. Ha un problema, mi scrive, usa il forum, se ho fatto un forum, usa WhatsApp per chiedere. Ecco, tutti noi abbiamo attivato alcune modalità, Classroom, ci sono tutti i post, Meet, eccetera. Partecipa sempre alle lezioni online e è attivo durante le lezioni online, rispetta le consegne, è sempre puntuale. C'è qualcuno che alla lezione online entra sempre per primo, c'è qualcuno che le consegne le fa il pomeriggio stesso di quando sono state assegnate. Ecco, questo è qualcosa che possiamo guardare. Ci sono i PC, ci permette di vedere sicuramente tutte le ore a cui sono stati consegnati e fatti gli elaborati. Questo fa parte di una valutazione, della valutazione della partecipazione. Non possiamo dare un voto, ma dobbiamo apprezzare quelli che fanno e partecipano. Ruolo collaborativo e propositivo? Ecco, chi copia e incolla stavo dicendo Wikiscuola. No, qui copiate e incollate, copiateci tranquillamente. Da Wikipedia, completezza del lavoro svolto. Boh. Certo, non gli metto 4 perché ha copiato, ma sicuramente da questo punto di vista, di questo aspetto di valutazione, non posso encomiarlo. Bacheche online, il Padlet, lo conoscete? Permette di creare bacheche. Io l'ho usato così, adesso devo andare velocissima. Queste sono bacheche che ho fatto con i miei studenti, io e Classroom. Io e la videolezione. Sono bacheche aperte per vedere la partecipazione dei miei ragazzi di prima. Ok? Dei ragazzi di prima, adesso ho messo solo alcuni post, li ho chiusi tutti e questi sono usciti dei commenti, è per far sentire loro la scuola vicina, per farli sentire ascoltati, sono usciti dei commenti molto maturi. Quello in alto a destra, io e la didattica a distanza, DAD per gli amici, vorrà essere, lo dedicherò a una terza, l'analisi SWOT di pregi e difetti della didattica a distanza. Questi sono modi sociali, questo è fatto con Padlet, appunto, sono modi sociali di interpellarli, di sentire la loro voce, di permetter loro di esprimersi. Non tutti lo fanno, ok? Però io no, grazie di aver partecipato, aspetta tutor di scuola, che abbiamo cominciato un po' tardi. Altro modo per permetter loro di lavorare insieme creando mappe mentali. Queste non mi ci fermo, sono alcune. Mindmaster è quella che uso io, Mindomo è anche molto famosa. Lucid Chart permette di creare mappe mentali ed è uno strumento di Drive. Potete creare un Lucid Chart creando un documento Drive andando nel altro, cioè ci sono i documenti, il documento di testo, il foglio di calcolo. Se andate sotto in altro, magari molto sotto, ma c'è anche questo Lucid Chart, quindi è in Drive.
Poi esplorare idee insieme, creare quaderni condivisi. Questo è OneNote, un quaderno condiviso di Office 365, ma naturalmente queste cose si possono fare anche con i documenti condivisi di Drive, con qualunque qualcosa di vi permetta di condividere lavagne interattive e quant'altro con i vostri studenti. Prezi. Lo conoscerete, presentazioni accattivanti. Ai ragazzi piace molto mettere insieme tutte le loro idee, partecipare, e questo è collaborative learning, ovviamente. Quindi stiamo salendo, siamo partiti dal blog, ora c'è proprio il lavoro di gruppo. E avevo letto da qualche parte che una delle cose più gradite agli alunni è quella proprio di lavorare in gruppo. Creiamo dei piccoli gruppi. Insegniamo loro come lavorare a un prezzo, a un documento condiviso, quello che ci pare. Qui c'è Sway. Sway permette di creare addirittura siti online. È gratuito, eh? Prezi è gratuito e poi ha una parte in più a pagamento. Sway è completamente gratuito, anche questo è di Office, diciamo. Okay? Ecco, se stimoliamo nei ragazzi la curiosità di cui dicevamo all'inizio, avranno piacere di approfondire un argomento, allora sì che potremo dare dei giudizi molto positivi. Ci sarà qualcuno che ascolta e basta, magari perché è timido, però poi parteciperà a questi lavori in maniera molto costruttiva e noi lo potremo sapere perché la rete non dimentica, c'è la data e il nome di chi ha fatto le cose. Quindi, infine, l'autovalutazione. Ecco, questo è l'unico punto su cui veramente dobbiamo insistere tanto, tanto, tanto. Allo specchio, beh, vabbè, se tu hai copiato, hai copia e incollato, ti sei fatto fare il compito dall'amico tuo. Io ho una ragazza, bravissima per carità, il CAU è stata la prima della classe, ma di solito non brillava negli scritti. Nello scritto, il quiz con moduli Google di ieri, è scomparsa, non ho valutazioni. Beh, se si mettesse davanti allo specchio, probabilmente o ha grossi problemi e quindi stiamo indagando a riguardo, ma non mi ha ancora risposto, quindi o ha veramente grossi problemi, oppure forse, ecco, guardandosi allo specchio non si sente tanto preparata. Quali sono gli strumenti? Ecco, qui c'è, io so tutto, ma non conosco la risposta, ma non so la risposta, ok? Scusate, ma non la domanda, scusate, conosco tutto, ma non la domanda, ok? Valutazione cognitiva e metacognitiva, scusate che devo andare a vedere una domanda, un webinar su come far lavorare in gruppo. Sì, iniziando proprio da come formarli, è collaborative learning. Prendo l'idea, vi farò un webinar su questo, adesso tanto ne stiamo facendo tanti. E comunque c'è anche un corso su questo, su collaborative learning, che guarda soprattutto la presenza, ma anche la parte online. Ok? Quindi valutazione cognitiva e metacognitiva. È il bambino stesso, mediante semplici questionari di autovalutazione, con le faccine, non voti, la faccina sorridente, la faccina, la spunta verde, ho fatto bene, ho fatto male, avrei potuto far meglio. Ecco, dei questionari di questo tipo li aiuteranno tantissimo. No, non esprimiamo la valutazione in voto. Veramente non esprimetevi numericamente, date buono, sufficiente, non del tutto adeguato, soprattutto con i più piccoli. Quindi la capacità di pianificare il loro lavoro. Vediamo il bambino, il ragazzo che è capace di organizzarsi meglio di altri. Perché? Perché lo seguiamo. Vediamo, quanto si collega, come si collega. La formulazione di sintesi e confronti, la capacità di collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse, le mappe concettuali possono essere molto utili. E la valutazione critica, stimolare anche nei piccoli, avresti potuto far meglio. È una domanda veramente molto, molto discreta e che stimola la riflessione personale e la voglia di far meglio. È una delle domande. Diciamo, è uno delle basi della gamification.
se io voglio che l'alunno segua, faccia, lo devo interessare e quando ha finito deve rendersi conto se avrebbe potuto far meglio in meno tempo, eccetera, e magari ci riprova, rifà le stesse attività meglio e impara da solo perché vuole migliorarsi. Ecco, quindi questa valutazione critica è molto importante se riusciamo a stimolarla. Questa è praticamente la mia ultima slide, riferimenti legislativi, per ora rimaniamo alla nota del 17 marzo. Ecco, la dimensione collegiale della valutazione. Dobbiamo essere sempre tutti d'accordo, sia a livello di consiglio di classe, quindi parlarci, staremo tutti facendo dei consigli di classe, nei quali ci si parla, si condividono le modalità, le difficoltà degli alunni e quant'altro, e si cerca di porre rimedio. E poi occorre, abbiamo praticamente credo tutti fatto un collegio docente, almeno uno online, i criteri approvati dal collegio docente, la scheda di valutazione, non di votazione, no? Nessuna misura numerica. Di solito si pensa meglio a valutazioni a tutto tondo, non solo disciplinari. E alcune cose, veramente la partecipazione è difficile dargli un voto. Gli diamo 4 in partecipazione, 10 in partecipazione. È meglio dire stai partecipando molto bene con serietà. Ecco. Quindi a questo punto riprendo questa è una slide che a me piace molto, ho finito anche l'altro webinar con questa slide. Didattica per competenze unita alla didattica digitale. Permette di realizzare le cose, permette di realizzare una innovazione nell'insegnamento che era già latente da tanto tempo e che ora sta sbocciando. Sta a noi farla sbocciare veramente in maniera adeguata. Vi saluto, questa eventualmente è la mia email, vi ringrazio a nome di Wikiscuola per averci seguito e seguiteci perché continueremo a proporvi attività di tutti i tipi e per seguirvi e supportarvi. Vorremmo creare una bella comunità per rispondere a questa emergenza. Veramente grazie, ora mi fate commuovere con tutti questi ringraziamenti di cuore che mi state facendo. Direi che possiamo chiudere e vi ringrazio della presenza e dell'affetto con cui avete seguito tutto. Grazie mille. Buona scuola.